Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda Canton Boat Turbighese. Quest'anno abbiamo voluto rendere il percorso ancora più impegnativo per quanto riguarda le nostre 24 squadre che stanno alacremente lavorando per preparare la loro Canton Boat. Abbiamo 285 metri di distanza e contiamo su degli affondamenti ovviamente strada facendo, perché questo è il vero divertimento di questa giornata. Buongiorno a tutti, siamo i vincitori dello scorso anno, siamo il team Carrozzeria Turbighese. Quest'anno il team è cambiato, è composto sempre da Cristiano Oliveto, Biagio, Cellini Carlo, mio padre, io, e in più oggi c'è anche Ronny Noè, il figlio di uno dei favoriti dell'anno scorso. Ci diamo dentro alla grande e vediamo di fare il meglio anche quest'anno. Ciao a tutti, io sono il Turbotanic 2 e oggi vinceremo questa gara. E senza fare un grandissimo affondamento come l'anno scorso. Sarà la rivincita dell'anno scorso. Parola del capitano. Forza grande, ragazzi. Dai, grande. Vai. Siamo la squadra che si chiama Quelli del Comune. Io sono sindaco, abbiamo vice sindaco, presidente del consiglio comunale e il già capogruppo e presidente della commissione. La nostra barca è in costruzione, come vedete, sarà una barca inaffondabile, speriamo. Puntiamo su un peso non massimo come la nostra Marzia per riuscire ad andare il più lontano e il più veloce possibile. Gian, Alessio, Pete, Altea, Ilaria, Peppo, Annegando Peppo, che si capisca bene, Annegando Peppo. Ci annegheremo tutti. Siamo il team ufficiale Bella Vita del bar, quindi non possiamo che essere favoriti. Esatto. Per forza. Vinceremo come abbiamo vinto l'anno scorso. Puntiamo ad arrivare fino a Milano. Sì, minimo Milano. Poi la prima liga che è la buttiamo giù anche quella. Comunque io sono Franco. Bacca. Prince. Roberto. Siamo la Sea Watch e sbaccheremo anche oggi. Emanuele Tullio. Matteo Sanfilippo. Daniele Gabrielli. Daniel Bazzato. Jacopo. Dai, Tanti. Dopo bot con la mitica e simpaticissima Stefania Picco, Miriam, Laura, Marco e Davide. Michael Bot, ricordatevi queste facce, diciamo noi. Eccoci qua, noi siamo la Luna Bianca Azzurra 1 e la Luna Bianca Azzurra 2. Per rappresentarvi il resto dell'equipaggio abbiamo Mattia, Stefano, Michele, Alberto, il nostro capitano, ecco lui è la mente, lui ha progettato tutte e due le imbarcazioni, quindi ci affidiamo a lui in tutto per sé. Il suo nome è Emanuele, il nostro capitano. Un applauso! Un applauso! Il nome della cappella! La cappella, merito tutto vostro! Senza di voi non sarei nessuno. Dodo, Marina, Scano, è il grandissimo Diego Merizzo, è cacciatore professionista. Un applauso! Bravi!
Lo affonderemo! Non partecipiamo, non si vince. Ciao, noi siamo al treno Trebbiani. Siamo in 4 ma facciamo per 5. Io sono Ilaria. Io sono Tommaso. Io sono Davide. E io Francesca. Ciao ragazzi, noi siamo la squadra di Happy House Beer, Alessandro, Riccardo, Gianni, Paolo e Tex. Costruiremo, te lo devo dire un segreto, te lo posso dire, vabbè, una specie di locomotiva. Ci proviamo, è il secondo anno che siamo qua, l'anno scorso è stato bellissimo, ci riproveremo anche quest'anno. Grazie, grazie ragazzi, vai, ciao, basta, vai, ciao, vai, ciao. La nostra squadra è quella dei girini e sarà la vincente. E per i girini, bip, urra! Dai, Biggie Power! Walter Nudo! Io sono Elia. Emanuela. Giorgio. Maranza. Sono concentrato. Ragazzi, allora noi siamo la squadra Tepo Uru. Tepo Uru è la sua barca in Kenya. Spiega cosa vuol dire nel dialetto Shuri. Uru vuol dire spirito libero. Spirito libero e niente. In Swahili. Siamo... Bile... Sono Bile Ernesto, Cavalli Valerio, Sergio Mezzadri, Cartone, quello Gianluca e Emanuele Torno. Siamo arrivati quarti, quindi medaglia di legno la volta scorsa. Vorremmo ambire a qualcosa di un filo meglio. L'importante è che si galleggi. Poi dopo come finirà, finirà, non c'è problema. Ciao! Ciao a tutti, ciao, ciao! Ciao a tutti, allora noi siamo il gruppo Life Boom di Herbalife e siamo pronti per affondare. Assolutamente. Affondare. Io ma sono perché Lara. Gli altri partecipano? Sono inutili, abbiamo già vinto. Abbiamo vinto. Allora io sono Lara. Peppino. Francesco. Alexa. Simona. Vinceremo, sicuro. Titanic. Allora noi siamo la squadra che sicuramente oggi vincerà, perché siamo i più belli, no, siamo più i più bravi, ecco, siamo i famosi, più buoni, più buoni. We'll be right back.
We'll be right back.
We'll be right back.
Bando agli indugi, terza classificata con tempo di voga di 2:36:55, i Girini! Alziamo le mani, alziamo le mani. Può venire tutta la squadra, non solo quelle che hanno navigato. Sempre i soliti che fanno la foto e vanno sulle immaginette poi. Tutti. Siamo solo in due. Giratevi il fotografo davanti a voi. Venite. Bene, continuiamo con la seconda classificata. E quando dico la seconda è quella che è arrivata come seconda, che è Luna Azzurra con 2:19:83. 2:19:83, 2 minuti di discesa. Non mi ricordo com'era la barca, ma non gli avrei dato un soldo bucato in mezzo. Invece Franco, non eri l'unico. Noi partiamo sempre umili, Franco. L'importante è il risultato, non l'apparenza. Lucio, vieni qua davanti. Lucio, vieni qua. Vieni Nina. Vado, vai. Giro di vita. Allora, il primo premio, siamo arrivati alla prima barca, la prima barca che si è messa su questo naviglio oggi, in questa assolata giornata del 6 di luglio 2019 alle ore 17 e qualcosa, non mi ricordo che ora era. Comunque erano passate le 17, il cielo si stava annuvolando, la barca stava entrando in acqua e nel tempo record di 2 minuti, 17 secondi e 15 centesimi, ha vinto Pepo Uro! Facciamo la parte! L'imbarcazione più simpatica è stato un grosso pensamento della giuria, veramente si sono scannati fino all'ultimo secondo, sono stati lì, ci hanno pensato, ripensato, hanno fatto di tutto, però sono giunti finalmente a un verdetto quasi unanime. La barca più simpatica dell'anno 2019 della Carton Boat Race Turbighese è Happy House Beer! Volevamo dargli una birra come premio, però ci sembrava un po' sporca. Grazie! Non so gli altri! E sì che hanno vinto, pensa se perdevi. Ti voltano le spalle quando vinci, figurati quando perdi. Mezzo.